Ciao a tutti e benvenuti al nostro calendario di avvento. Ogni giorno scopriamo un nuovo numero e ogni giorno una nuova storia. Bene, questa è la storia di un orsetto di peluche che si chiama Misha. Misha era appunto un orsacchiotto di peluche. Aveva le piante dei piedi in velluto rosso, due bottoncini da stivaletto per occhi e un naso fatto di fiocchi di lana. Apparteneva a una bambina un po' capricciosetta che a volte lo colmava di coccole e a volte lo sbatteva di malagrazia sul pavimento, prendendolo per le delicate orecchie di stoffa. Pensate un po'. Così un bel giorno, chiaramente, Misha prese la più grande decisione della sua vita, quella di scappare da questa bambina. Approfittò della confusione dei giorni che precedevano il Natale, infilò la porta e si riprese la sua libertà. Ah, finalmente, nessuno che mi sbatacchia di qua, mi sbatacchia di là. Se ne andò nella neve battendo i tacchi, felice come non era mai stato. In ogni angolo faceva scoperte meravigliose. Gli alberi, gli insetti, gli uccelli, le stelle. Misha sgranava gli occhi. Era tutto così incredibilmente bello. Venne la sera di Natale, la sera in cui tutte le creature sono invitate a fare una buona azione. Misha sentì i sonagli di una slitta. Era una renna che correva tirando una slitta carica di pacchetti avvolti in carta colorata. La renna vide l'orsacchiotto, si fermò e gli spiegò con molta cortesia che sostituiva Babbo Natale, il quale era troppo vecchio e malandato e con tutta quella neve non poteva andare in giro a piedi. La renna invitò Misha a salire. E così Misha incominciò a girare città e paesi sulla slitta magica di Babbo Natale. Era proprio lui che deponeva in ogni camino un giocattolo o un regalino confezionato apposta. Si divertiva, era pieno di gioia. Se fosse rimasto il piccolo saggio giocattolo, avrebbe mai conosciuto una simile notte? Ed ecco che arrivò all'ultima casa. Una povera capanna ai margini del bosco. Misha cacciò la mano nel gran sacco e cercò. Frugò. Non c'era più niente. Renna! Oh, renna! Non c'è più niente nel tuo sacco! Oh, gemette la renna. Nella capanna viveva un ragazzino ammalato. L'indomani, svegliandosi, avrebbe visto le sue scarpe vuote davanti al camino? Era usanza, infatti, mettere le scarpe davanti al camino e Babbo Natale avrebbe deposto nelle scarpe un piccolo giocattolo. La renna guardò Misha coi suoi bei occhi profondi. Allora Mishna sospirò. Abbracciò d'un colpo d'occhio la campagna dove gli piaceva tanto gironzolare tutto solo e alzando le spalle, mettendo avanti una zampa dopo l'altra, uno, due, per fare la sua buona azione di Natale, entrò nella capanna, si rannicchiò in una scarpa e aspettò il mattino. Bella questa storia corta. E il pensiero ascoltando questa storia ci va a Dio, che alla fine anche Dio ha dato tutto se stesso per amore degli uomini. Addirittura è arrivato a farsi uomo anche lui. Ma mica un uomo guerriero, mica un uomo. No, è nato un bambino, piccolo piccolo in una mangiatoia. È quello che noi stiamo aspettando. Ciao a tutti, a domani!